La mostra Civilization, che per l'edizione italiana ha un sottotitolo molto evocativo che è Vivere, Sopravvivere, Buon Vivere. Questa mostra è una mostra importantissima a livello internazionale anche per modalità in cui è stata realizzata e per capienza dei protagonisti. Parliamo di 130 fotografi provenienti da 5 continenti che esporranno in questa mostra che parla di civiltà, che rappresenta un grande affresco planetario sulla nostra civiltà, su quella del XXI secolo e quindi anche una mostra in progress, perché come vitale è il flusso della vita, è il flusso della civiltà, così vitale anche nell'ispirazione dei propri ideatori dovrà essere il percorso di questa mostra. Una mostra, dicevo, per 400 immagini, un affresco meraviglioso suddiviso in 8 capitoli che parla senza finzioni, senza veli, rispetto a quello che veramente siamo, rispetto all'importanza delle relazioni. Le relazioni centrali, centrali anche per il buon vivere a cui queste mostre in qualche modo si ispirano sui contenuti o comunque queste mostre vengono selezionate per i contenuti che esprimono. La relazione che a seconda sia positiva o anche distruttiva determina e quindi determina dalla volontà di ciascuno di noi, determina dalla volontà delle collettività quello che sarà il domani, quello che sarà il futuro. C'è una frase di Liliana Segre che bene in qualche modo rappresenta questa mostra: non siamo noi che dobbiamo chiedere il futuro, ma è il futuro che deve chiedere a noi quale umanità vogliamo essere. Ecco, in estrema sintesi, rubando parole piene di senso di una grandissima del nostro tempo, le utilizzo perché rappresentano in qualche modo il senso e le domande che questa mostra pone. L'arte ci deve porre domande, l'arte ci deve porre interrogativi e credo che questa esposizione così piena, così avvolgente, sicuramente ne trarrà per tutti coloro che verranno a visitarla e che si troveranno immersi nel fluire da una stanza all'altra, proprio nel pianeta, diventa davvero un grandissimo viaggio.